tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione, amministratori, giornalisti, e ringraziamo il Presidente della Comunità Montana per averci ospitato. Tocca a me aprire questa conferenza stampa cercando di inquadrare il nostro progetto Territorio Tradizioni Caccia in Valtrompia. Parlare di questo progetto bisogna fare un passo indietro e andare a settembre del 2019, quando il comitato organizzativo era pronto per organizzare una fiera della caccia. Passati mesi, arriviamo in febbraio, col progetto ormai completato, c'è capitata la pandemia. La pandemia ci ha costretto a far slittare inizialmente il progetto a giugno e a settembre, ma visto poi le condizioni e i decreti abbiamo dovuto optare per un'altra scelta, la rimodulazione della fiera. Abbiamo pensato che anziché andare in un luogo chiuso e fare la tipica fiera della caccia, fare un qualcosa in più, fare una manifestazione in streaming e pubblica quando è permesso, con le dovute cautele e seguendo le regole, e arricchendola con molti altri temi. Mentre prima era più specifica sulla caccia, questa nuova manifestazione Territorio Tradizioni Caccia in Valtrompia si occuperà di diversi argomenti che adesso col cronoprogramma andremo a vedere. Dicevo che è stato arricchito, ovviamente ci sarà spazio per la sanità, per il turismo, per la montagna, per i prodotti locali, eccetera, eccetera. La cosa importante è soprattutto che i nostri eventi spazieranno su 6 comuni. Partiremo da Lumezzane, Sarezzo, Gardone, Irma, Marmentino e Lodrino. In aggiunta a questi appuntamenti, dove sarà organizzato un convegno, andremo a visitare anche delle aziende, aziende armiere e aziende industriali, e un appuntamento sarà in una struttura ricettiva. Vediamo il cronoprogramma. Il primo appuntamento è il 18 luglio. Saremo a Lumezzane, accolti dal sindaco Iose Facchini, e ci sarà un importante convegno organizzato dall'onorevole Pietro Fiocchi, dal titolo Legali possessori di armi, tutela della categoria in Europa. Questo convegno è stato voluto fortemente dall'onorevole Fiocchi, e ci sarà come relatore l'avvocato Andrea Revel Nutini, che presenterà una ricerca dell'Università della Sapienza di Roma. Successivamente, al 30 luglio, andremo a visitare l'azienda Logitech, un'azienda di automazione a Lumezzane, e faremo una piccola presentazione di quelli che saranno gli appuntamenti della manifestazione nei mesi seguenti, e parleremo anche dell'economia aziendale in generale e nello specifico del settore di Lumezzane. Ci saranno anche qui diversi ospiti industriali che porteranno le loro osservazioni e i loro magari anche progetti di crescita, soprattutto dopo aver superato il periodo di pandemia, di chiusura delle aziende, perché la ripresa delle industrie è ancora molto molto difficile. All'8 di agosto saremo accolti a Marmentino, specificatamente nel borgo di Ombriano, e qui l'argomento sarà l'economia di montagna. In collaborazione con l'amministrazione di Marmentino, che sta seguendo questo progetto, vorremmo contattare le varie aziende casearie,
specialmente per il DOP Nostrano della Valtrompia, eccellenza tra i formaggi, e altri prodotti locali per valorizzare anche la biodiversità dei territori di montagna. Molto importante sarà anche occuparci del turismo di prossimità. Sappiamo che di questi periodi si preferisce più stare in Italia, specialmente vicino a casa, e dobbiamo spingere su questo argomento e cercare di mantenere i nostri valligiani e portarli a visitare i nostri meravigliosi borghi, i nostri musei e le nostre attività. Sempre a Marmentino, il 22 dell'8, avremo ospite il consigliere regionale Claudia Carzeri, che ci presenterà il progetto di legge regionale per la valorizzazione delle strade e dei sentieri storici di montagna. Sappiamo che la nostra valle è molto ricca di sentieri e di storia. Molti sono già stati costruiti dalle amministrazioni, dalla comunità montana, e proprio con la comunità montana e col sistema archivistico avremo Massimo Galeri, che presenterà un nuovo progetto molto interessante sul sentiero dei contrabbandieri. È l'occasione giusta, visto che il progetto che verrà presentato riguarderà proprio questo settore. Il 5 settembre, con la collaborazione della Fondazione UNA, Uomo Natura Ambiente, e con il suo presidente Maurizio Zipponi, presenteremo a Lodrino la caccia nella tradizione custode del territorio. Qui entriamo nello specifico della caccia, ma soprattutto del cacciatore. L'idea è quella di dare una facciata green, diciamo, ai cacciatori, perché i cacciatori sono legati con l'ambiente, tutelano l'ambiente e sono i primi che sono sul territorio e lo mantengono pulito. All'11 settembre saremo nell'azienda Renato Gamba, è la prima azienda armiera, e ne avremo tre da visitare, tre appuntamenti, appunto per valorizzare, oltre alla tradizione della caccia, la tradizione armiera della Valtrompia. È un settore, un'eccellenza a livello mondiale, e dobbiamo tutelarlo e valorizzarlo. E noi faremo il nostro possibile presentando queste tre aziende che hanno voluto partecipare, e del nostro meglio per valorizzare questa attività. Il 3 del 10 saremo presso l'azienda Fratelli Poli, e ovviamente un'altra azienda armiera, e in questi frangenti parleremo anche, oltre che dell'attività armiera, anche diciamo lo sviluppo che queste persone stanno avendo nella situazione post-Covid. Vedremo se stanno riprendendo, io mi auguro che sia così, oppure se sono ancora in difficoltà. Ci saranno tanti aspetti da valutare. Il 24 di ottobre faremo un evento nella palestra del Centro Sportivo Polivalente a Sarezzo, dal titolo La Valtrompia e lo Sport. Qui avremo l'assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi, e in collaborazione con l'amministrazione comunale, il sindaco Ungaro e l'assessore allo sport Telli, in questo caso in un'altra veste, diciamo, e andremo a sviluppare questa tematica sportiva, e soprattutto presenteremo il progetto ASD Team Dragon, che è rivolto a persone con disturbi dello spettro acustico e disabilità intellettiva. Questo gruppo, creato da poco tempo, insomma, ha scelto questa strada per seguire queste disabilità. E qui ci si presenteranno al pubblico. Hanno fatto una presentazione a Gardone tempo fa e ci tenevano anche a venire a Sarezzo. Il 7 novembre
saremo nella terza azienda armiera alla ditta Falco Arms a Marchino. Il 14 di novembre parliamo di sanità. L'evento è Sanità e Territorio. Qui avremo ospite il vicepresidente della terza commissione permanente Sanità, Politiche e Sociali, Simona Tironi, e svilupperemo, visto anche il periodo che potrebbe, speriamo di no, non potrebbe preoccuparci, visto che si parla anche della seconda ondata del Covid, penso che sia localizzato proprio nel periodo giusto. Speriamo che tutto fili liscio, che ci sia questa seconda ondata e che si possa tranquillamente parlare di altre cose che riguardano la sanità e non solo il Covid. Avremo presenti anche i medici Brunori, Nino Gatta e Belleri, Ezio Belleri. Sarà partecipante anche Antonella Montini, rappresentante dell'associazione dei comuni bresciani, a questo evento. Il 27 di novembre siamo accolti dal Banco Nazionale di Prova per le Armi di Fuoco Portatili a Gardone VT. Dobbiamo dire che quest'anno è un anno importante per il Banco di Prova, perché festeggia il 100° anniversario dell'inizio dell'attività del Banco di Prova. 100 anni di storia dell'ente. Ci sarà l'onorevole Aldo Rebecchi e il direttore dottor Emanuele Paniz. Il 12 dicembre, l'ultimo appuntamento, sarà a Irma, ospiti del sindaco Mauro Bertelli, e parleremo di turismo e territorio. Qui sarà presente l'assessore Lara Magoni e l'assessore regionale al turismo, marketing, territorio e moda. Qui avremo modo di sviluppare le tematiche turistiche anche per magari capire la programmazione, visto che siamo in inverno e il turismo maggiore è quello legato alla neve, e cercheremo anche di sviluppare nuove progettualità in prevista della successiva stagione turistica. Ecco, io ho presentato tutti gli eventi che abbiamo messo insieme per fare di questa manifestazione una manifestazione interessante e importante, e concludo dando la parola a Pietro Gasperini, che fa parte del comitato Fiera Caccia, e per vedere se c'è qualcosa da aggiungere a questo mio discorso. Sottolineo due o tre punti che riteniamo fondamentali nel nostro percorso di rimodulazione di questa prima Fiera della Caccia. Intanto i patrocini che abbiamo avuto da Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Trompia. Nel primo volantino che trovate non trovate il patrocinio della Regione Lombardia, perché probabilmente è più lenta della Provincia di Brescia e della Comunità Montana a rimodulare questo percorso, cioè abbiamo fatto da domande, abbiamo ottenuto il patrocinio ancora nel mese di febbraio-marzo, poi essendosi modificato il tutto abbiamo dovuto ripetere la domanda, ci è già stato concesso il patrocinio ma lo usiamo fra 15 giorni per ragioni tecniche o organizzative tali. Questo per specificare il fatto che sul volantino manca il logo della regione, ma c'è il patrocinio e il relativo contributo. Dal punto di vista importante, sottolineo la solidarietà. La solidarietà perché noi facciamo tutto un discorso di caccia di territorio, come è stato elencato, come troverete nei prossimi mesi, a tutti gli appuntamenti economico, turistico, di sanità. Però abbiamo pensato ancora a suo tempo di cercare anche noi, siccome non siamo un ente commerciale, siamo un comitato nascente spontaneo, non pensavamo di guadagnare, ma nell'ipotesi di avere la possibilità di dare un contributo economico a qualcuno, abbiamo pensato all'ospedale civile di Brescia e al reparto di oncologia
Devo specificare che questa idea è nata dal fatto che uno dei nostri componenti, il comitato, è momentaneamente ammalato e quindi ci ha come dire, suggerito questa idea che abbiamo accettato al proposito. Abbiamo avuto il patrocinio dei hospital del reparto di oncologia e quindi faremo una sottoscrizione a premi che partirà ufficialmente questo sabato col primo incontro a Lumezzane. Nella sottoscrizione a premi abbiamo avuto e abbiamo la collaborazione di tre grosse realtà valtrumpline. La nascente Protezione Civile di Gardone Valtrompia, qui rappresentata oggi da Maurizio e da Daniele, dopo chiediamo un loro intervento. L'associazione di volontariato La Pieve di Inzino, con i suoi numerosissimi soci, e i volontari dell'ambulanza di Villa Carcina. Queste tre grosse realtà che siamo riusciti a coinvolgere ci aiuteranno nel lavoro di sottoscrizione, ma nello stesso momento riusciremo così a dare un contributo anche all'attività di queste organizzazioni. Dopodiché annuncerei un discorso della caccia nello specifico, perché sul volantino trovate la fotografia, per quanto sia importante o meno valutare le cose, ma del consigliere regionale Massardi. Il consigliere regionale Massardi nella regione Lombardia si è contraddistinto in questo periodo, e non solo, ma da quando ci siamo noi come comitato, per un'attenzione notevolissima ai problemi della caccia, con i risultati positivi o negativi. Io non sono un cacciatore, per cui non mi permetto neanche di valutare fino in fondo queste situazioni, però sarà il consigliere Massardi che nel corso di alcuni incontri, in collaborazione con quasi tutte le associazioni venatorie, dedicherà un momento di queste giornate, di questi eventi, dedicherà a presentarci che cosa bolle in pentola in Regione Lombardia sul fronte dell'attività venatoria, soprattutto a partire dal mese di settembre, quando si aprirà la stagione venatoria. Il terzo momento che vorrei sottolineare, avete visto che abbiamo davvero il grandissimo onore di avere naturalmente l'amico vicepresidente Turati Claudio, che è gardonese, che è alpino, ma anche, dico soprattutto, non sminuendo Turati, il presidente della sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Alpini, è Turrini. Perché ci sono questi? Perché ci sono le colonne degli alpini di Brescia? Perché a Irma c'è una bellissima casa dell'alpino, si chiama proprio Casa dell'Alpino, noi tutti lo sappiamo, ma forse lo sappiamo un po' meno lo sanno gli altri. È una bella struttura ricettiva e nella struttura ricettiva, questa struttura ricettiva deve essere valorizzata sempre di più. Allora, nella giornata del 12 dicembre noi porteremo l'assessore regionale e gli ospiti che avremo a visitare questa struttura, ma intanto in questi mesi di avvicinamento a dicembre avremo l'occasione di avere, io spero sempre con noi negli appuntamenti importanti, una rappresentanza dei nostri alpini. Io sono onorato di essere un alpino, quindi evidentemente, e allora avremo sempre il modo di accennare, di parlare e di diffondere, come facciamo oggi, il discorso sulla casa dell'alpino. Ecco, ho toccato questi tre punti. Allora, se permettete, io dico a Maurizio se vuole dirci qualche cosa rispetto alla protezione civile di Gardone e in genere. Grazie a tutti. Sono un po' emozionato per questa cosa, quindi ho scritto due parole. Buon pomeriggio a tutti. È un grande piacere essere qui a presentare il gruppo di recente fondazione della Protezione Civile di Gardone. Di questo gruppo io sono stato nominato il presidente, in quanto iscritto che ha già maturato un'esperienza di 4 anni con il gruppo dei volontari di Protezione Civile di Lumezzane. Emilio è il presidente del gruppo di Lumezzane, è noto in tutti gli ambienti del volontariato, è a servizio della comunità, è la persona che mi ha dato la forza, la convinzione per creare questo nuovo gruppo, che vede già la presenza di 34 volontari, in particolare molti giovani.
mi sono aggregati molti giovani voglia di fare, di mettersi al servizio di chi ha bisogno, insomma. E il mio percorso è iniziato nel 2016 svolgendo l'attività di aiuto nelle Marche in un comune di Cesso Palombo durante il terremoto, colpito dal terremoto, scusate, di quell'anno, fino ad arrivare a questo periodo di pandemia durante il quale abbiamo aiutato la popolazione di Gardone Valtoglia. In una realtà così importante della nostra valle non poteva mancare un nucleo di protezione civile ed è per questo che ci siamo mobilitati per fondarlo. Ora attendiamo il riconoscimento ufficiale da parte della protezione civile provinciale e del comune, ottenuto il quale saremo pienamente operativi. Spero di portare avanti il gruppo con lo spirito di volontariato che ho maturato in questi 4 anni. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di presentare il nucleo di partenza della protezione civile di Gardone Valtrompia, che sono certo si arricchirà di altri volontari nel corso del tempo. Vi ringrazio tutti. Grazie. Grazie, avremo appunto occasione di risentirci nei vari interventi. Ora chiedo al Presidente Turrini se ci parla di quel che ritiene più opportuno, degli alpini in genere, ma non della storia centenaria degli alpini, ma della Casa dell'Alpino di Irma. Grazie. Grazie a voi, grazie per questo invito. Sono qui a parlare della Casa dell'Alpino perché è stato inserito in questo circuito anche una visita alla nostra Casa dell'Alpino. È una struttura che è stata realizzata nel 1938 con uno scopo, diciamo, benefico, nel senso che era stata realizzata per ospitare i bambini, figli di reduci, figli dei caduti dalla Prima Guerra Mondiale e figli di chi è ritornato, appartenenti a famiglie che non avevano le possibilità di portare i bambini in vacanza. Allora probabilmente le vacanze non si usavano neanche tanto, però per molti di loro era anche l'opportunità per riuscire a fare 3 pasti al giorno che a casa probabilmente non avrebbero potuto fare. Tanto è vero che la storia che viene raccontata in questa struttura è che prima di portare i bambini a Irma venivano visitati e pesati e poi la stessa cosa avveniva dopo aver fatto la vacanza che allora durava un mese, 40 giorni e veniva riscontrato un aumento di peso significativo, per cui ecco, questo dimostra a che cosa serviva questo tipo di struttura. Anche oggi in sostanza la struttura continua con gli stessi scopi di allora, anche se negli ultimi anni diciamo che è cambiata un po' la sua destinazione, perché se dal 1938 all'anno più o meno 2010 l'abbiamo sempre usata in modo esclusivo noi alpini, portando i figli dei nostri associati e negli ultimi anni anche i figli di non alpini, direi che a un certo punto si è verificato il fatto che una struttura di questo tipo, che ha i suoi costi anche per tenerla efficiente in ordine, il fatto di averla dovuta sistemare per adeguarla alle normative e quindi si è pensato che fosse opportuno aprire la disponibilità di questa casa anche ad altre realtà, perché usare una struttura del genere soltanto un mese all'anno è un peccato, insomma, tenerla chiusa poi 11 mesi e non ha un gran senso. E allora abbiamo pensato che fosse opportuno renderla disponibile anche a delle altre associazioni, a degli enti, alle parrocchie, agli scout, eccetera. Per cui negli ultimi anni abbiamo offerto questa struttura in autogestione alle altre realtà associative. E
abbiamo anche in programma di aumentare questa opportunità, perché oggi come oggi viene utilizzata soltanto in estate, essendo priva di impianto di riscaldamento, cioè ci sono soltanto delle stufe, quindi da questo punto di vista non è assolutamente adeguata. Però abbiamo in programma di realizzare un impianto di riscaldamento che possa consentirci di utilizzarla anche in inverno, e questo soprattutto anche sulla spinta delle parrocchie che sono interessate a utilizzarla nel periodo invernale più che nel periodo estivo, perché nel periodo estivo abbiamo anche la concorrenza dei CREST comunali e parrocchiali. E quindi anche noi ci dobbiamo dare da fare, insomma, per avere la possibilità di sfruttare questa nostra struttura, che io ritengo sia veramente una struttura ben concepita, anche se ha ancora gli standard della colonia, perché ci sono le camerate, non ci sono le camere con i bagni, però ci sono delle camerate, ci sono tanti servizi, insomma, docce e servizi in tutti i piani, un refettorio, una cucina, una lavanderia, c'è un'infermeria, quindi quando la usiamo noi, insomma, è una struttura molto ben curata e molto ben distribuita. Io credo che la cosa possa interessare bene anche ad altre realtà. E io vi ringrazio per questa opportunità che ci date per dare visibilità a questa struttura, anche se negli ultimi anni abbiamo fatto anche noi la nostra parte per pubblicizzarla. E per cui, visto che si parla di turismo, permettetemi di aggiungere ancora una cosa: noi abbiamo realizzato negli ultimi anni anche il recupero delle strutture, dei siti realizzati durante la Prima Guerra Mondiale al Maniva, e anche questo io credo che possa essere un punto di interesse da parte del turismo, che in Valle Trompia io credo ci sia bisogno di portare avanti, e in questo caso faccio un po' di pubblicità anche a questa nostra realtà, anche se non la gestiamo direttamente noi, però i nostri volontari che hanno lavorato in ben più di 700 persone per 3 o 4 anni per recuperare questi siti, e stanno lavorando ancora in questo periodo per mantenerlo in ordine. Io credo che meriti anche questo un supporto da parte della comunità montana e delle realtà della Val Trompia che si battono per portare il turismo in questa zona. Grazie. Grazie. Io devo aggiungere un'ultima cosa, perché è importante anche questa dal punto di vista organizzativo, e che c'è la presenza dell'amico luogotenente dei carabinieri in giacenza, specifichiamo, Alfio Montenegro, che ci segue nei rapporti e nelle problematiche della sicurezza. Non che temiamo qualche cosa, ma siccome c'è la parolina caccia dietro questo comitato, magari ogni tanto un po' di attenzione. Quindi tutti i convegni e tutti gli incontri noi facciamo una segnalazione alla questura, ai carabinieri, in modo tale che siamo a posto da ogni punto di vista, anche dal punto di vista proprio della sicurezza. Ripeto, non si teme nulla, però giustamente, come dice qualcuno, qualche esagitato, se c'è un convegno sulla caccia, si può sempre essere, no? Quindi anche questo l'abbiamo fatto. E niente, ringrazio i sindaci e le amministrazioni comunali presenti, che credo possano e debbano dire e ringraziare per la loro disponibilità, specificando che i programmi specifici dei singoli eventi sono naturalmente in fase di costruzione, perché il primo evento è sabato 18, e quello lo trovate anche sulla locandina dietro, è tutto puntualmente organizzato dalle 9:15 in poi, ricordando che siamo all'auditorium della Croce Bianca di Lumezzane alle 9:15, c'è una riflessione religiosa
a cura del parroco di Lumezzane Pieve Don Vigilio, che riguarda i caduti da Covid, con particolare riferimento ai cacciatori, ma a tutti quelli che sono morti in questo periodo. Dopo segue la relazione dell'onorevole Fiocchi e del professore Rutinì, che dell'Università della Sapienza di Roma, e poi tutti gli interventi delle amministrazioni comunali, e naturalmente con lo specifico ringraziamento, senza toccare nessun altro e senza volerne nessun altro, ma del presidente della comunità montana di Valle Trompia Otelli e del vicepresidente dell'amministrazione provinciale Galperti, che fin dall'inizio hanno colto e capito completamente qual è stato e qual era il nostro spirito organizzativo e qual era la finalità che volevamo raggiungere con l'organizzazione della fiera, e adesso con questa rimodulazione è semplicemente il nostro completo amore per il territorio e per la Val Trompia nello specifico. Lo dico senza retorica, ripeto, perché non sono nemmeno un cacciatore e neanche l'amico Armando è un cacciatore, pur avendo all'interno del nostro comitato tre cacciatori, in particolare mi permetto di ricordare Eugenio Casella, che è anche importante esponente di una grossa associazione di cacciatori. Con questo credo di passare il microfono. Va bene, io vi ringrazio e naturalmente mi complimento con il comitato organizzatore che ha trasformato l'opportunità, spero che si ripeterà comunque la programmazione, della prima fiera della caccia in Valle Trompia in una serie di eventi proprio per l'emergenza Covid, che non ha concesso giustamente manifestazioni o eventi di assembramenti come poteva essere il richiamo di una fiera della caccia. Però il trasformare l'appuntamento della fiera in questi eventi culturali e territoriali dimostrano comunque l'attenzione sul tema, che diceva sia Gasparini sia Signorini, sul tema di far conoscere il nostro territorio partendo da un tema a noi molto caro. Caccia per noi non è solo un'attività sportiva, ma per noi in Val Trompia vale dire economia, vale dire storia di tante famiglie e un indotto socio-economico molto importante che ancora oggi dà dei numeri significativi rispetto alla realtà produttiva del nostro territorio. Il fatto di poter girare la Val Trompia e portare altri temi dà un risvolto a 360 gradi di alcune problematiche sentite oggi, ma che possono essere anche uno stimolo di promozione per il futuro. Qui non sto a rielencare tutto il programma che è stato descritto molto bene da Signorini, ma veramente la comunità montana non poteva rimanere fuori da questa partita. Mi fa piacere che già tanti sindaci hanno dato il loro patrocinio, capendo lo spirito delle iniziative che erano messe in campo, e sostenuto da provincia di Brescia e da Regione Lombardia, proprio per lo spirito che si è detto fino ad ora. Il fatto che siano presenti oggi anche altre associazioni, ringrazio Protezione Civile, ben arrivati, ragazzi, gli ultimi come gruppo di Protezione Civile in Val Trompia, fortunatamente, perché il comune è troppo importante per avere un proprio gruppo di Protezione Civile, anche se c'era un gruppo antincendio, però non era gruppo di Protezione Civile, e mi piace sottolineare, e il presidente dell'ANA provinciale Turini, l'amico Turini, con Turati, che ci segue passo per passo in Val Trompia, ogni alpino sa cosa deve fare chiamando Turati. E quindi gli appuntamenti che ci richiamano sono all'attenzione delle amministrazioni, proprio per la possibilità di promozione, di ricordo, perché si fa comunque un ricordo delle tradizioni, e soprattutto di rassegna culturale, gastronomica. La nostra natura, abbiamo tanti paesaggi bellissimi dell'Alta Val Trompia che meritano di essere visitati, e noi speriamo che con l'approccio del turismo di prossimità possa essere ripopolato
il turismo in Alta Valtrompia. Non dico alle origini degli anni 70, quando vedevamo la gente di Cremona, di Mantova venire sulle nostre alte montagne, ma la proposta di oggi è possibile per una ricezione concreta, da migliorare senz'altro. Poi sicuramente anche l'assessore Montini potrà dire cosa sta mettendo in campo proprio per entrare anche nello specifico della promozione territoriale, ma possiamo dare la possibilità di far rivedere e soprattutto valutare al meglio il nostro paesaggio nei nostri bei scenari dell'alta Valtrompia. Dicevo quindi natura, sport, caccia e lo sport, e quindi il turismo che è collegato all'attività che stiamo mettendo in campo. Io veramente ringrazio dell'impegno del comitato organizzatore. Siamo certi che la partecipazione toccherà le sensibilità di tutti i cittadini della Valle Trompia. Gli strumenti ormai per raggiungerci sono i più, non solo in sito ma anche ormai via telematica, e ringrazio tutte le associazioni venatorie che hanno aderito da subito a questa iniziativa, proprio per mettere in luce non solo la propria attività ma per un discorso ben più ampio. Non aggiungo altro se non quello di diffondere quelli che sono gli appuntamenti che sono stati illustrati nel calendario, e naturalmente Comunità Montana che sarà sempre presente con il sottoscritto o con gli assessori delegati che mi seguiranno. C'è qui Mario Bertelli, c'è qui Antonella Montini, ma anche gli altri assessori parteciperanno con i sindaci che ospiteranno il singolo evento a promuovere questa bella iniziativa. Grazie. È passato quasi un anno da quando una assai giurosa serata ci trovavamo a mangiare uno spiro una sera, ma anche per fare un convegno, per la verità, che fu un po' l'apertura di questa vicenda. E c'era Antonella Montini, c'era Birone, mi ricordo il sindaco di Lodrino, no Bruno? Sembra 15 giorni fa, ma era settembre. È stato un anno abbastanza complicato in verità, tanto è vero che quella fiera campestre che volevamo fare di 3 giorni è poi dovuta essere rimandata, io spero, al 2021, perché la fiera era un po', era decisamente, no? Un po' il piatto forte di quella iniziativa, intorno alla quale poi immaginavamo comunque di arrivare a una serie di riflessioni. E credo sia stato molto interessante questa torsione che gli amici che hanno organizzato unitamente, poi credo al sostegno anche dei sindaci della Comunità Montana, hanno dato all'iniziativa. Cioè non possiamo fare una fiera fisicamente per 3 giorni, facciamone una da lontano e diffusa sul territorio in 300, perché fra un po' i giorni di impegno tanti sono stati. E quindi è una fiera che si è diffusa in tutta una serie di iniziative territoriali ed è un'esperienza, credo, unica. Non mi pare che siano vicende, a parte in questa circostanza della pandemia e di una ripresa molto lenta, credo che questo sia un appuntamento che dà anche l'idea della voglia di fare, di incontrarsi, di mettersi insieme, in grande anticipo sui tempi rispetto agli altri, ma anche la prima volta che un territorio così vasto mette insieme una serie di iniziative tenute unite, prima dal fatto della Comunità Montana, dal dato istituzionale. Questa è la fiera della Valtrompia, non ci sono infringimenti. E poi per i contenuti, siccome facciamo una fiera sul nostro territorio, parliamo di noi,
non parliamo anche delle sardine sul lago, no? Faranno in un'altra occasione. E quando il Valtrompia si parla di noi, dell'identità e della storia di questo contrade, la caccia è stata messa per terza, perché c'è un po' di timidezza sempre, no? Però si parla del territorio, della tradizione di caccia, però si parla di quei temi che altri o non devono affrontare, o non vogliono affrontare, o non possono affrontare. Il tema dell'attività venatoria, della montagna, dei sentieri di montagna, della valorizzazione dei fabbricati rurali della montagna e, a parte che tutto questo avviene anche in alta montagna, ma anche delle attività imprenditoriali, industriali, in una zona, in un territorio che ha tra le più alte concentrazioni di aziende, di fabbriche, di produzione del paese, quindi quello della nostra Europa e del mondo occidentale. E questo credo sia altrettanto una grande novità per così interrogarci un po' anche su quello che siamo, quello che siamo stati. Non siamo in questo caso un pluralismo maestatil, ma so che non mi adottereste mai come Walter Umplino, ecco. Non ho questa, ho questa ambizione, ma non ho questa speranza, diciamo. Però come siamo stati, come dovremmo essere o potremmo essere, anche alla ricerca di un filo conduttore che possa far riprendere un senso di comunità, di partecipazione, di un venir meno di difficoltà che mai erano state, almeno dalla mia generazione, conosciute come quelle che abbiamo conosciuto quest'anno. Non possiamo non dirlo con grande chiarezza. Quindi, di fronte alle difficoltà si reagisce organizzando, moltiplicando le iniziative, moltiplicando le presenze, valorizzando i municipi, ma anche parlando della propria storia, delle proprie tradizioni, ma non per un racconto, come dire, estetico, ma perché questa forza è ancora dentro, nella produzione, nell'industria, nell'artigianato, nel commercio, nella voglia di fare, nella voglia di produrre e di far sì che quel benessere faticosamente conquistato non solo non venga meno, ma possa essere garantito anche alle future generazioni. Perché star bene, avere il lavoro, far funzionare le cose, vuol dire buona istruzione, buona sanità, buona opportunità per i giovani. Quindi io in questa attività che la provincia ha sostenuto, non solo per un dovere d'ufficio, perché quando c'è la comunità montana e i comuni c'è anche la provincia, ma anche perché cogliamo il senso di una novità, di una buona volontà, di una presenza dei privati che si sono messi alla guida, posso dire, no? Senza far venire meno il ruolo che ho già illustrato l'amministrazione comunale. Quindi per me è molto bene, facciamolo, però non rinunciamo a fare la stefiera campestre della caccia, no? Per l'anno prossimo, era previsto in giugno del 2020, mi sembra che l'obiettivo sia giugno del 2021, così mi pare di aver capito. Però intanto facciamo questi 4 mesi di approfondimento, di ragionamento e anche di amicizia, se me lo consentite dire, anche per le grandi presenze del volontariato e dell'organizzazione di assistenza e di presenza che sono con noi oggi e che contrassegnano un po' l'attività di tutte ormai le amministrazioni pubbliche e delle loro comunità. L'amministrazione pubblica spera e fa in nome e per conto della propria popolazione e del proprio territorio. Quindi vi ringrazio e andiamo avanti con il lavoro. Devo dire che lavorate più voi sicuramente del sottoscritto, però noi ci siamo, insomma, per quello che possiamo fare non facciamo venire meno la nostra presenza. Vi ringrazio. Grazie. In effetti nella cartelletta finale, nella cartelletta abbiamo scritto una semplice frase in fondo,
che alla chiusura del ciclo di questi eventi ci sarà la presentazione della seconda edizione della Fiera della Caccia del 2021. Da questo punto di vista c'è già la disponibilità della parrocchia di Gardone a riconcederci il palazzetto dello sport e il campo sportivo così come è stato quest'anno. Il problema vero dovrà essere una valutazione forse di tipo diverso da parte di tutti a conclusione appunto di questi incontri per capire se lo sforzo fatto quest'anno anche economicamente da un comitato di singoli e di completamente privati può essere invece supportato ufficialmente dagli enti pubblici così come lo stanno supportando in questo modo, cioè creare di fatto una struttura, non una sovrastruttura ulteriore, ce ne sono già tante e troppe, ma una struttura che abbia una sua funzionalità così sciolta e veloce come l'abbiamo avuta noi in questo momento e come ce l'abbiamo, ma che sia strategicamente più importante e più solida dell'insieme di 10 persone private come siamo noi in questo momento. Quindi ci rivediamo da questo punto di vista parlandone, ma ci rivediamo per fine anno, insomma, ecco. Se cortesemente le amministrazioni comunali presenti vogliono dire che ci accettano sul loro territorio, è ben gradito. Marmentino, Lodrino, Irma. Per l'organizzazione pensavo coronavirus si blocca tutto. Invece complimenti perché vi siete organizzati bene, un buon lavoro. 12 interventi nei comuni, fa piacere. Poi, quando si parla di Irma, l'amico Turini, presidente dell'ANA di Brescia, e l'amico Turati, solleva il cuore anche al sindaco di Irma, perché si parla bene di Irma, si parla bene della Casa dell'Alpino, e fa bene perché si parlava di quei ragazzi che andavano sulla pesa, invece, e sono guariti, e andavano con più chili in città, adesso siamo il comune assieme a Magasa, con Covid zero. È bello anche per Irma, è bello anche per voi che venite a Irma il 12 dicembre, fa piacere che ci sarà l'assessore della Magoni, campionessa olimpionica, e venite a vedere Irma, e fa piacere. Però mi collego ai due interventi di Galperti e di Galperti e Otelli, benessere e economia vuol dire tanto, benessere, economia, istruzione, si parla di scuola e non scuola, non si parla solo di caccia, anzi caccia fa bene, facciamo conoscere che non siamo proprio classificati, io ex cacciatore, non siamo proprio classificati quei cacciatori che vogliono distruggere tutto, no, fa piacere questo evento in Valtroppia per far conoscere che non siamo così. Non siamo proprio calcolati dei cacciatori che vuol distruggere la natura. Io concludo, però complimenti al comitato e al vostro presidente. Grazie. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto per il comitato che appunto si è prodigato per organizzare questo evento e penso che sia un po' la caratteristica dei valligiani, no? Anche di fronte alle difficoltà, qual è stato il Covid, l'operosità della valle si è fatta sentire. Ma la caratteristica di questi eventi che si svilupperanno nella valle è praticamente il fatto di aver fatto rete fra le istituzioni, fra le associazioni, a prescindere dalle diverse politiche o quant'altro, ma proprio per il bene e lo sviluppo appunto della nostra valle. Penso che questo sia un modo per farci conoscere ulteriormente e per magari per vedere le nostre realtà, le nostre tradizioni anche sotto diciamo una luce diversa, no? Voglio dire, quello che è successo è un modo per rivedersi e riproporsi sotto un altro aspetto e non tutto il male si dice niente a nuocere, per cui magari questo può essere una nuova startup tra virgolette che ci lanci verso qualcosa che ci faccia conoscere ulteriormente la nostra valle. Quindi grazie e a Marmentino vi aspettiamo l'8 e il 22 agosto. Grazie. Molto buonasera a tutti ovviamente.
credo che serve di aggiungere molto a ciò che è stato detto, ma Modrino, per quanto mi riguarda, assieme alla mia consigliere delegata che c'è qui presente, ovviamente prendendo atto già l'anno scorso di questa iniziativa, che era non solo utile ciò che ha fatto il comitato, perché devo anche ammettere, conoscendo bene un po' la storia degli ultimi anni della Valtrompia, c'era un po' soppita il dibattito sulla caccia, sulle tematiche, sulle problematiche. Voi, vuol dire, in una certa misura l'avete rilanciato doverosamente, perché io credo che è un tema per nulla facile, per nulla, vuol dire, scontato, e mettere intorno al tavolo tutti coloro che prima di tutto ci tengono a salvaguardare una tradizione storica, millenaria, che ha fatto non solo la Valtrompia, la Valtrompia, per le ragioni che ben diceva il vicepresidente, non è che noi facciamo solo i cacciatori, abbiamo anche un'economia a salvaguardare. Guardate bene, casualmente, ma giovedì pomeriggio ho portato l'assessore regionale a visitare, tra virgolette, la Beretta, vuol dire ciò che si vede di un'azienda storica, centenaria, ma di come è oggi la Beretta, per dire la caccia non è solo la passione, è una passione rinnovata e che continua ad avere una sua legittimità, perché credo che non possiamo non considerarlo. Per cui, certo, partiva dalla fiera di Gardone, storicamente chi lo poteva dire, benissimo, lo facciamo a Gardone perché Gardone è la patria delle armi per eccellenza. Quello che è avvenuto, il comitato ci ha proposto anche a noi un'opportunità, noi di dibattiti sulla caccia ne abbiamo fatti e ben volentieri siamo al nostro centro sportivo da Remo Prandini, ospiteremo poi in modalità organizzative, certamente con Piero ne abbiamo già parlato, ma anche a scuola, alla luce di ciò che è possibile fare. Lo spazio c'è, l'ambiente è ospitale, si tratta di fare le cose possibili, ma in maniera e con l'entusiasmo. Io sono convinto che la mia consigliera delegata, che coordinerà Prandini Katia, per cui adesso un po' loro che sono giovani, vuol dire devono anche un po' cimentarsi, poter fare in modo che questo evento, assieme ad altri, riporti un interesse, una passione che nelle nostre famiglie, nel nostro territorio esiste, però sicuramente ha bisogno di essere certamente rilanciato. Grazie dell'opportunità, noi siamo ben felici di poter essere stati individuati, faremo certamente il possibile perché dal punto di vista dell'Odrino del 5, sabato 5 settembre sia importante per tutto l'insieme, ma soprattutto sono certo che questo aiuterà, ringrazio il comitato per questa sollecitazione, aiuterà la nostra Valtrompia a essere ulteriormente al centro del dibattito su un argomento così forte, così autorevole che certamente tutti noi condividiamo. Grazie. Grazie. E anch'io ero presente all'inizio di questo percorso di valorizzazione dell'attività venatoria attraverso questa iniziativa del vostro comitato, e devo dire che siete stati molto creativi, perché non si è riuscita a fare la fiera, però non avete voluto abbandonare quest'idea, e questo è importante, insomma, anche perché la caccia non è soltanto un'attività venatoria con specificità tecniche da valorizzare, ma avete voluto collegare alla caccia quelli che sono gli aspetti importanti della nostra Valle Trompia, dal turismo alla cultura, allo sport, fino alla sanità, visto il momento terribile che abbiamo attraversato. E da assessore al turismo della comunità montana posso dire che sicuramente è un momento molto molto difficile per tutti, ma anche chi mi ha preceduto ha colto questa volontà di costruire, questa volontà di affrontare le avversità attraverso anche la valorizzazione di persone che ci credono nelle attività locali. Infatti abbiamo fatto partire da poco la gestione associata del turismo, abbiamo creato un ufficio in comunità montana
a disposizione di tutti i comuni, e questo è un passo significativo proprio in questo periodo, perché ogni comune può avere delle risposte a quelle che sono le necessità locali e specifiche del proprio territorio. A fine agosto faremo anche noi un percorso di incontri con i sindaci e gli assessori competenti della Valle Trompia per capire quali sono le specificità, ma cosa vogliono gli amministratori valorizzare nei loro territori, perché noi abbiamo un'alta valle che sta funzionando bene, abbiamo la Greenway con tutte le varie iniziative collegate grazie anche al contributo di Regione Lombardia, di provincia e i comuni stessi che collaborano in questa rete. Ma appunto dicevo, abbiamo una media, una bassa valle che ha bisogno di essere incrementata e sollecitata anche da questo punto di vista. Questa è una sfida, un obiettivo, perché il turismo in Valle Trompia può essere ricco se si lavora, se si colgono le occasioni, ed è per questo lavorare insieme, lavorare in rete. Questa rassegna dell'attività venatoria del vostro comitato può essere un'occasione anche proprio per rilanciare e valorizzare anche ciò che stiamo facendo come comunità montana, e lo stiamo facendo perché ci crediamo, ed è per questo che abbiamo sostenuto anche questa iniziativa, proprio perché fa parte delle nostre tradizioni, fa parte di una cultura e di un ambiente che non ha bisogno di tanti discorsi e di tante parole, basta frequentarlo, basta fare qualche visita, qualche camminata e soprattutto qualche incontro da condividere insieme. Quindi io vi auguro una buona riuscita di queste iniziative, ma credo che sicuramente sarà positiva e ci sarà poi il futuro, speriamo l'anno prossimo, da vivere direttamente con la fiera dal vivo. Grazie. Grazie. Okay. Chiudiamo questa conferenza, innanzitutto ringraziando le amministrazioni presenti, ma anche quelle assenti che ci sostengono, le associazioni presenti. Ringrazio delle belle parole che sono uscite dai nostri amministratori, in quanto ci è uno stimolo per noi a continuare a cercare di fare sempre del nostro meglio. Noi ci siamo, abbiamo organizzato questo evento Territorio Tradizioni Caccia, ma siamo anche pronti per l'anno prossimo a fare la seconda Fiera della Caccia. È giusto ricordare che sia la seconda, perché questa, pur non essendo una fiera, è una manifestazione molto importante su queste tematiche, territorio, tradizioni e caccia. Grazie a tutti.